Ho messo l'impermeabile. C'è solo qualche nuvola in cielo. Oggi probabilmente non pioverà. Ma questo impermeabile mi lega al passato. Il passato a volte brucia dentro. E la testa, e lo stomaco, come il fuoco. La vita a volte ti costringe ad essere crudele. Gli uomini, certi uomini e certi eventi ti costringono ad essere crudele. Perché la vita a volte può essere crudele oltre ogni immaginazione. E così ti ritrovi ad indossare un impermeabile. Un gesto semplice, ma dalle conseguenze imprevedibili. Ci sono azioni che possono avere conseguenze terribili. Per questo ci vuole più coraggio a compierle. Ma il mondo ha bisogno anche di queste azioni per essere diverso, migliore. Mi chiamo Carla Capponi e facevo parte del comando partigiano che eseguì l'attacco di Via Rasella a Roma la mattina del 23 marzo 1944. Un'azione in sé non diversa dalle tante compiute dalla Resistenza in quei giorni terribili, ma forse divenuta la più famosa per quello che ne seguì. L'attacco non fu altro che un carrettino rubato al deposito dei Netturbini, imbottito di tritolo, e quattro bombe da mortaio, trasformate in bombe a mano, e poi ne esplosero solo tre. Io aspettavo al largo del Tritone, con l'impermeabile in mano. Ero nervosa, preoccupata. L'ora prevista era passata già da un pezzo e ancora non succedeva nulla. Fui fermata due volte dai poliziotti, insospettiti dalla mia presenza. Mi chiesero i documenti, ma ovviamente non li avevo. Ma riuscii a convincerli che stavo aspettando il mio fidanzato militare. Finalmente, uno dei nostri mi avvertì che il reparto tedesco stava arrivando. Allora risalì di corsa via Rasella e diedi il segnale al compagno Ventivegna che accese la pipa per dar fuoco alla miccia. L'esplosione avvenne mentre aiutavo il mio compagno a infilarsi in impermeabile. Fummo scaraventati in avanti. Vidi un autobus venire spostato su un marciapiede e dei bambini scappare urlando da un giardinetto. I poliziotti che prima mi avevano fermato capirono subito chi eravamo, ma io gli puntai contro la pistola e loro ci lasciarono andare. Allora ne approfittammo per scappare. Scappammo, inseguiti dai militari e evitando i mitragliatori tedeschi che da via Rasella sparavano a tutto spiano. Scappammo e riuscimmo a salvarci. Il giorno dopo cercammo la notizia sui giornali, ma niente, neanche una parola. Solo il 25 mattina fu riportato un comunicato del comando tedesco. Comunisti badogliani hanno attaccato in via Rasella un gruppo di militari tedeschi. 32 sono morti e per ogni tedesco ucciso, 10 italiani pagheranno con la loro vita. La sentenza è stata già eseguita. Tante volte negli anni mi hanno chiesto se sapendo prima le conseguenze di quell'attacco noi l'avremmo fatto lo stesso. Beh, oggi, in piena coscienza e lucidità, confermo che sì, avremmo fatto lo stesso. La resistenza non può prescindere dall'esistere, senza pensare che il nemico si avvarrà di ogni strumento che ha per le ritorsioni. E la rappresaglia ai tedeschi non la facevano a caso, no? La facevano per colpire al cuore noi della resistenza, perché gli uomini che riempirono le carceri di Regina Coeli, di Via Tasso, e che poi morirono alle Ardeatine, erano nostri compagni, nostri amici. Romualdo Chiesa faceva parte degli stessi gruppi partigiani da cui provenivo io. Eravamo stati amici. Gioacchino Gismondo era stato mio professore. C'erano decine di persone legate a noi durante la lotta. Come Marchesi, l'oste di Via del Vantaggio, che fu preso, portato in via Tasso e torturato. Per le torture perse un occhio
e lo portarono quasi cieco alle Ardeatine. Marchesi fu medaglia d'oro al valor militare. Beh, lui era un nostro grandissimo amico. Quando capitavamo nella sua trattoria ed eravamo affamati, ci trovava sempre da mangiare. Aveva sempre qualcosa per sfamarci. Un nemico che rastrella le case e prende gli uomini per deportarli in Germania, che fucila la gente sul posto per un sospetto qualsiasi, che applica la pena di morte per ogni più piccola cosa, va combattuto, sempre, comunque. E questo la gente lo sapeva, per questo ci hanno aiutato in tanti. Per anni ci hanno tormentato facendoci passare per vigliacchi, dicendo che se noi, i veri colpevoli, ci fossimo presentati prima al comando tedesco, avremmo potuto evitare l'eccidio delle fosse ardeatine. Beh, il problema non si è posto, perché loro fecero tutto in segreto, senza comunicare nulla. La comunicazione avvenne solo a sentenza eseguita. D'altra parte, lo stesso Kappler lo ha ammesso al processo. Ha detto, ehi, io non ero mica così pazzo da avvertire la cittadinanza che sarebbero morte 320 persone, che poi furono 335. Perché a Roma c'erano 4.000 arrestati e ogni famiglia poteva pensare che sarebbe morto un suo congiunto. E non si voleva certo che 4.000 famiglie scendessero in piazza, circondassero le carceri, perché poi sarebbe scesa in piazza tutta la resistenza romana e tutti i cittadini onesti che ci aiutavano a combattere, perché noi non siamo mai stati soli. La resistenza non è solo quella che combatte, ma è quella dei cittadini che ti ospitano, ti nascondono, ti portano le notizie, collegano, rischiando la loro vita. Senza il loro aiuto, senza il loro sostegno concreto, senza il calore della loro solidarietà, noi non saremmo esistiti, mai. Si è annuvolato, il sole è scomparso, domani forse pioverà. Sento dei brividi, ma forse è solo freddo.